Raga, alla fine dove pensate di andare quest'estate? Ma io pensavo Villa Sinius. No, io al Panero. Allora andiamo a mare? No. Dai, una pausa. Dobbiamo girare il video. Niente, siamo praticamente ad agosto e siamo ancora qua. Però abbiamo pensato di apportare qualche novità rispetto agli altri video di Urban New. Non so se ti ricordi infatti, ma alla fine del video su Firenze ti abbiamo detto questo. Volevamo annunciare che per il prossimo mese, quindi luglio, uscirà una versione speciale dedicata all'estate. Sarà una località di mare, che non per forza è tra le più grandi città d'Italia. Ecco, questa località di mare adesso l'abbiamo anche sdoppiata. Sì, perché non è più una sola, ma sono due. E prima di dirti di quali si tratta, ti aggiungo anche che non fanno parte delle 10 città più grandi d'Italia e quindi erano escluse da questa rubrica. Sei pronto? Sigla! Queste sono Cagliari e Ancona e bentornato a Urban New. Come cambia la tua città? Anche se qui sarebbero le tue città, vabbè. Ti può sembrare assurdo, ma Cagliari e Ancona a livello quantitativo dovranno realizzare molti più progetti di quanti ne ha Milano e l'intento è di concluderli anche in meno tempo. L'orizzonte temporale che i comuni si sono prefissati infatti non è il 2030 ma il 2025, anche se alcuni cantieri tardano a iniziare, infatti si parla più del 2027. Inoltre la particolarità che ci ha portato a scegliere Cagliari e Ancona è che entrambe le due città vorranno stravolgere il loro tessuto urbano puntando tutto sul mare, precisamente sul lungomare, e questo interesserà i cittadini e anche i turisti. Ah, ovviamente come abbiamo sempre fatto nel nostro articolo d'approfondimento su Cagliari Ancona che puoi leggere sul sito oga.it, abbiamo parlato anche della situazione attuale dei due capoluoghi, dei livelli di qualità dell'aria, del consumo di suolo e della densità del verde. Adesso invece ci soffermeremo solo sui progetti urbani del futuro e partiamo proprio dal lungomare. A Cagliari sarà l'archistar Stefano Boeri a realizzare il nuovo lungomare che prenderà il nome di Promenade Verde. Attualmente il waterfront di Cagliari è caratterizzato da una forte e progressiva impermeabilizzazione del suolo con conseguenti effetti negativi anche in termini di perdita della biodiversità oltre che le isole di calore. L'intento allora è quello di migliorare questo aspetto attuando una rigorosa riforestazione urbana, viali più verdi e aree pedonali ombreggiate. Verranno piantati 200 nuovi alberi e l'estensione di verde sarà di circa 5.700 metri quadri sui 24.000 dell'intera area. Sarà riqualificata piazza sul mare lasciando più spazio ad aree ricreative e ad eolo. E infine ci sarà anche una passerella di collegamento da Piazza Ingrao con il Porto Vecchio. Ad Ancona, invece, il nuovo lungomare a nord includerà un parco urbano con vista mare, tra dune di sabbia e passerelle in legno e una pista ciclabile per collegare i quartieri fino al porto turistico. Inoltre verranno realizzati anche i binari ferroviari sull'Adriatica e verrà sviluppata una strada simile alla Flaminia, quindi una Flaminia bis. Si tratta di un'opera da circa 100 milioni di euro per cui si sta completando il progetto definitivo, progetto che si sarebbe dovuto concludere entro il 2025, ma con molta probabilità finirà nel 2027. E mica abbiamo finito. Prima ti ho detto che hanno più progetti di Milano e questo perché tutta Italia non può perdere l'occasione di ricominciare, ricostruire e riprogettare in ottica ambientale le proprie città. Non dobbiamo pensare solo ai grandi capoluoghi che hanno un appeal nazionale e internazionale. Tutte, anche nel loro piccolo, possono cambiare volto urbano. E anzi, più la città non ha appeal internazionale, più diventa fondamentale ripensarla, perché in questi casi la rigenerazione urbana si trasforma anche in inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo voluto fare una mini digressione dal classico percorso che avevamo tracciato per Urban New. Ed è questo che stanno provando a fare Cagliari e Ancona, con un totale di 123 progetti, 80 per Cagliari e 43 per Ancona. E degli 80 di Cagliari, 10 sono i prioritari. Lavori di realizzazione degli ecocentri di via Abruzzi e San Paolo, manutenzione impianti sportivi e realizzazione di skate park nel villaggio di Montemixi, riqualificazione ambientale e paesaggistica di viale Trieste, riqualificazione della pista ciclabile di via Dante, riqualificazione ambientale, paesaggistica e nuova illuminazione di viale Buoncammino, nuova illuminazione per il centro storico Monte Urpinu
Bonaria e Genruzzi, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Poetto. Infine anche videosorveglianza, wifi pubblico, parcheggi con ricariche, monitoraggio del microclima urbano e la realizzazione della comunità energetica di Piazza Medagli Miracolosa. Infine anche i giardini scolastici di 56 plessi, appunto, scolastici comunali. Ancona invece punterà nello specifico alla riqualificazione del mercato delle erbe, del Pala Veneto, della biblioteca Benin in casa e al completamento della mole. Speriamo che questo video ti sia piaciuto e mi raccomando, se ti interessa questo tipo di rubrica, basta seguirci. Il nostro viaggio tra le più grandi città italiane continua. Ah no, aspetta, il prossimo mese torniamo con l'edizione tradizionale e nessun gioco nei commenti, la città è troppo importante per non dirtela prima. Andremo a Roma.